Molto tempo fa, nell'antico regno di Magatha, viveva un giovane principe di nome Siddhartha Gultama. Era nato in una vita di lusso con tutti i comfort e i privilegi che il denaro poteva comprare. Suo padre, il re Savadana, lo aveva protetto da tutto il dolore e la sofferenza del mondo, sperando di prepararlo per diventare un grande re. Tuttavia, il giovane Siddhartha aveva una mente curiosa e rifletteva spesso sulla natura della vita e della morte. Un giorno, mentre era fuori a cavallo, vide un vecchio con la pelle rugosa, curvo all'indietro e i capelli grigi. Siddhartha rimase scioccato perché non aveva mai visto un vecchio prima. Chiese al suo auriga chi fosse quell'uomo, e il Karatea rispose che era un vecchio, aggiungendo che tutti invecchiano, anche i re e i principi. Siddhartha capì che anche lui un giorno sarebbe invecchiato e avrebbe dovuto affrontare la stessa sorte di quel vecchio. Siddhartha divenne sempre più curioso sulla natura della sofferenza e della morte. Iniziò a fare domande e a cercare risposte dai suoi maestri e filosofi, ma non trovò soddisfazione nelle loro risposte. Si rese conto di dover trovare la verità da solo. Una notte, mentre il regno dormiva, Siddhartha lasciò il suo palazzo e cavalcò per il mondo in cerca di risposte. Incontrò un saggio che gli insegnò la meditazione e lo aiutò a trovare la pace interiore. Viaggiò poi in diverse parti del paese, imparando da vari guru e saggi. Finalmente, dopo 6 anni di vagabondaggio, arrivò in un luogo chiamato Gaya, dove si sedette sotto un albero balti e meditò per 49 giorni. Durante questo periodo, Siddhartha sperimentò una profonda realizzazione sulla natura della sofferenza e sul percorso verso la liberazione, che divenne noto come Buddha, il risvegliato. Nel frattempo, in un villaggio vicino, viveva una giovane ragazza di nome Sujata, conosciuta per la sua gentilezza e generosità. Anche lei aveva sofferto di dolore emotivo nella sua vita. Sua madre era morta quando era giovane e suo padre si era risposato, lasciandola a sentirsi trascurata e sola. Desiderava amore e accettazione, ma trovava difficile fidarsi delle persone. Un giorno, mentre camminava nella foresta, Sujata incontrò un gruppo di monaci in viaggio verso Gaya per vedere il Buddha. Offrì loro del cibo e chiese loro del Buddha. I monaci le raccontarono dei suoi insegnamenti e della sua capacità di aiutare le persone a superare la sofferenza. Sujata rimase incuriosita e decise di andare a vedere il Buddha di persona. Quando arrivò a Gaya e vide il Buddha seduto sotto l'albero balti, irradiante un'aura di pace e serenità, si sentì attratta da lui e decise di restare ad ascoltare i suoi insegnamenti. Il Buddha parlò delle 4 nobili verità, dell'ottuplice sentiero e della via di mezzo. Insegnò l'impermanenza di tutte le cose, l'interconnessione di tutti gli esseri e l'importanza di coltivare la compassione e la saggezza. Sujata fu profondamente commossa dagli insegnamenti del Buddha e decise di diventare suora. Prese i voti di celibato, povertà e obbedienza e si dedicò al percorso di illuminazione. Praticò la meditazione, la consapevolezza e la gentilezza amorevole, imparando gradualmente a lasciare andare il suo bagaglio emotivo e a trovare la pace interiore. Un giorno andò dal Buddha e gli chiese come potesse diventare forte emotivamente, come potesse superare la paura e il dubbio. Il Buddha rispose: «Sujata, per diventare forte emotivamente devi prima comprendere la natura delle tue emozioni. Le emozioni sono come nuvole che vanno e vengono, ma il cielo rimane immutato. Allo stesso modo, la tua vera natura è immutabile, ma le tue emozioni possono annebbiare la tua visione e farti soffrire. La chiave della forza emotiva è coltivare la consapevolezza e la saggezza, in modo da poter osservare i propri pensieri e sentimenti senza farti prendere da essi». Sujata ascoltò attentamente le parole del Buddha e gli chiese: «Ma come faccio a coltivare la consapevolezza e la saggezza?» Il Buddha rispose: «Devi praticare la meditazione e la contemplazione, coltivare le qualità della calma, chiarezza e intuizione. Devi anche coltivare la compassione e la gentilezza amorevole, in modo da poter sviluppare un profondo senso di empatia e comprensione verso te stessa
e gli altri. Sujata prese a cuore il consiglio del Buddha e iniziò a praticare la meditazione e la consapevolezza ogni giorno. Imparò ad osservare i suoi pensieri e sentimenti senza giudicarli o reagire e sviluppò una comprensione più profonda della sua mente. Coltivò anche la compassione e la gentilezza amorevole verso se stessa e gli altri, scoprendo che questo l'aiutò a superare i suoi problemi di paura e dubbio. Nel frattempo, nel palazzo, il re Savadana, padre di Siddhartha, si preoccupava dell'assenza di suo figlio. Mandò squadre di ricerca per trovarlo, ma tornarono a mani vuote. Alla fine, un messaggero tornò con la notizia che Siddhartha era diventato monaco ed era vivo a Gaia. Il re era furioso, poiché aveva voluto che suo figlio diventasse un grande re e non una asceta errante. Andò a Gaia per vedere suo figlio, ma quando vide quanto Siddhartha era diventato radioso e pacifico, fu pieno di soggezione e rispetto. Chiese a Siddhartha di insegnargli il suo percorso e Siddhartha fu d'accordo. Padre e figlio si sedettero sotto l'albero Balti e Siddhartha insegnò a suo padre le quattro nobili verità, l'ottuplice sentiero e la via di mezzo. Gli insegnò dell'impermanenza di tutte le cose, dell'interconnessione di tutti gli esseri e dell'importanza di coltivare la compassione e la saggezza. Il re Savadana fu profondamente commosso dagli insegnamenti di suo figlio e si rese conto che Siddhartha aveva trovato la vera via verso la liberazione. Decise di diventare un seguace del Buddha e si dedicò alla pratica della consapevolezza. Passarono gli anni di saggezza e sia Sujata che il re Savadana si illuminarono sotto la guida del Buddha. Entrambi impararono a rafforzarsi emotivamente, coltivando consapevolezza, saggezza, compassione e gentilezza amorevole. Impararono a lasciare andare il loro bagaglio emotivo e a trovare la pace interiore. Condivisero la loro saggezza e compassione verso gli altri, aiutandoli a superare la loro sofferenza. Alla fine, Siddhartha Gautama divenne noto come Buddha, il risvegliato, e il suo insegnamento si diffuse in tutto il mondo, ispirando milioni di persone a trovare la pace interiore e la felicità. Sujata e il re Savadana divennero devoti discepoli del Buddha e vissero la loro vita in pace e contentezza, avendo trovato il vero percorso verso la forza emotiva e la liberazione. La forza emotiva, insegnarono, viene da dentro. Non è qualcosa che può esserti dato dagli altri. Per diventare forte emotivamente, devi prima comprendere la natura delle tue emozioni. Prima di continuare con il video, ricordati di mettere mi piace a questo video e di iscriverti al canale. Assicurati di attivare la campanellina per non perderti altri contenuti come questo. La chiave della forza emotiva è coltivare consapevolezza e saggezza. Le emozioni sono come nuvole che vanno e vengono, ma il cielo rimane immutato. Per essere emotivamente forte, devi imparare ad osservare i tuoi pensieri e sentimenti senza giudizio o reazione. Coltivando la compassione e la gentilezza amorevole verso te stesso e gli altri è fondamentale per la forza emotiva. Il percorso verso la forza emotiva inizia con la consapevolezza di sé e l'accettazione di sé. Lascia andare ciò che non puoi controllare e concentrati su ciò che puoi controllare. La forza emotiva non è l'assenza di emozioni, ma la capacità di gestirle con grazia e facilità. Sei il padrone delle tue emozioni e hai il potere di scegliere come reagire ad esse. Per essere emotivamente forte, devi imparare ad affrontare le tue paure e superarle. La forza emotiva si costruisce attraverso la perseveranza e la resilienza. La mente è uno strumento potente e puoi usarla per coltivare la forza emotiva. Credi in te stesso e nella tua capacità di superare qualsiasi sfida emotiva. La forza emotiva non significa essere perfetti, ma essere capaci di riprendersi dalle battute d'arresto. La cura di sé e l'amor proprio sono essenziali per la forza emotiva. Impara a lasciare andare le emozioni negative e coltiva quelle positive. La forza emotiva richiede vulnerabilità e il coraggio di esprimere le tue emozioni. Non lasciare che le tue emozioni ti controllino.
Impara a controllare le tue emozioni circondandoti di persone che ti sollevano e ti sostengono emotivamente. La forza emotiva è un viaggio, non una destinazione. Pratica la gratitudine e concentrati su ciò che c'è di buono nella tua vita per costruire forza emotiva. La forza più grande sta nella capacità di perdonare e lasciare andare i rancori. L'autoriflessione e l'introspezione sono importanti per la forza emotiva. La forza emotiva non significa essere invincibili, ma essere capaci di perseverare nei momenti difficili. Deriva dall'affrontare le tue paure e dall'uscire dalla tua zona di comfort. Sii gentile con te stesso e non essere troppo duro durante i momenti di lotta emotiva. La chiave per la forza emotiva è rimanere calmi in mezzo al caos. Le battaglie più grandi si combattono dentro di noi e la forza emotiva è l'arma che usiamo per vincerle. Sii consapevole dei tuoi pensieri perché modellano le tue emozioni. La forza emotiva significa avere il coraggio di essere vulnerabili e autentici. Più pratichi la forza emotiva, più facile sarà diventare. Perdonare te stesso per gli errori passati e concentrarti sul momento presente per costruire forza emotiva. Trova modi sani per affrontare lo stress e le emozioni difficili per costruire resilienza emotiva. La forza emotiva non significa sopprimere le emozioni, ma imparare ad esprimerle in modo sano. Richiede autodisciplina e volontà di agire per raggiungere i propri obiettivi. Il viaggio verso la forza emotiva non è sempre facile, ma ne vale sempre la pena. Consiste nel trovare un equilibrio tra il cuore e la mente. Più ti ami e ti accetti, più sei forte. Diventare emotivamente forti significa imparare a trovare la bellezza in mezzo al caos, credere in te stesso e sapere che hai il potere di superare qualsiasi sfida emotiva. Sii paziente con te stesso. La forza emotiva richiede tempo per svilupparsi. Non aver paura di cercare aiuto e sostegno quando ne hai bisogno. Imparare a trovare pace e appagamento dentro di te è essenziale per costruire forza emotiva. Ogni sfida che affronti è un'opportunità per costruire forza emotiva. Non significa essere impavidi, ma affrontare le tue paure con coraggio. Pratica l'autocompassione e tratta te stesso con gentilezza. Comprendere la forza emotiva significa imparare ad abbracciare sia le gioie che i dolori della vita. Rimanere fedeli a se stessi e ai propri valori per costruire resilienza emotiva. Ricorda che la forza emotiva non è una destinazione, ma un viaggio permanente alla scoperta di sé e alla crescita. Qual è la tua idea a riguardo? Fammelo sapere nei commenti. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Grazie mille per essere stati qui con noi su Il Segreto del Samadhi. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao e a presto!